Amici di Armi e Tiro, siamo di nuovo in diretta dal salone EOS di Verona in compagnia del nuovo revolver replica prodotto dalla Uberti e dedicato a uno dei personaggi più iconici degli spaghetti western, cioè il famoso Tuco interpretato da Eli Wallach nel film Il buono, il brutto e il cattivo. Si tratta di un revolver che unisce alcune soluzioni estetiche del celeberrimo Colt 1851 ad altre caratteristiche invece proprie del modello Army 1860. In particolare il telaio è tipicamente del 1851, così come la parte squadrata iniziale della culata della canna, mentre invece la parte più verso la volata è a profilo tondo anziché ottagonale. Alimentazione a retrocarica con cartuccia metallica, 6 colpi in 45 Colt. Gli organi di mira sono fissati direttamente sulla canna, il mirino è in posizione tradizionale e c'è anche una tacca di mira ricavata per fresatura. La canna è lunga 7 pollici e mezzo e a contraddistinguere ulteriormente questo modello c'è il famoso anello sulla coccia dell'impugnatura che serviva a Tuco per appendere la pistola al collo tramite il cordino in cuoio. Si tratta quindi di uno dei modelli che consente maggiormente di sognare agli appassionati dell'epopea del western in una delle pellicole che più efficacemente ha saputo rappresentare quelle atmosfere.